La famiglia Cantadori, la famiglia di mio marito, lavora questa terra, in questo territorio, San Giacomo delle Segnate, da più di 100 anni. E questo posto dove siamo seduti adesso era una vecchia stalla con un vecchio fienile e loro hanno vissuto qua per tanti anni e mio marito ha pensato di continuare insieme a me a portare avanti le tradizioni di questo territorio, di questa terra, e le tradizioni non solo della cucina, ma anche le tradizioni della nostra campagna. Quindi in questo caso l'allevamento del cappone dei Gonzaga, il cappone ruspante e degli altri avicoli, quindi le faraone, le pollastre, ma in questo periodo la fa da padrone il cappone. Il cappone che è il re di tanti piatti in questa cucina. Poi noi abbiamo aperto un agriturismo perché io volevo trasmettere questa nostra passione per questo lavoro, per la passione di mio marito per il suo lavoro, per l'allevamento e la passione che ho io per la cucina. La mia è una cucina, è un'esperienza di una vita, l'esperienza di una tradizione, la mia è una cucina di ricordi, come si può dire, di pancia, no? Dove si preparano dei piatti, dove preparo i piatti pensando già al sapore, al gusto e al piacere che io vorrei dare e trasmettere ai nostri clienti. Il piacere di sapori che non si possono più, non si trovano quasi più, di gusti e di profumi irripetibili. Il piacere di chiudere gli occhi e di provare delle emozioni, perché ritengo che comunque alla base ci sia che il fatto che in cucina quando si mangia bisogna provare delle emozioni e non solo riempire lo stomaco e basta. Noi vorremmo trasmettere questo, un'esperienza a tutto tondo, sia nell'ambiente, quindi potendo vedere il nostro posto, sedendosi a tavola, e conoscendoci.